Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi per me è martedì 21 marzo, sono le 12:20, quindi tra poco mi metto a cucinare. Oggi c'è anche mio marito a casa perché è un po' raffreddato, quindi non stava proprio bene e ha preferito rimanere qui a casa, e così almeno si riposa e poi evita di passarlo magari a qualcun altro. E quindi oggi siamo qui a casa tranquilli, niente di che. Comunque sono andata a fare la spesa e vi ho fatto vedere, diciamo, quello che ho preso direttamente dal supermercato con i prezzi. Stavolta ho fatto così per cambiare un po'. Comunque c'è una bellissima giornata di sole, cioè si sta veramente benissimo. Ieri invece no, ieri ha piovuto tutto il giorno, per fortuna. Però oggi c'è una bellissima giornata di sole e ovviamente quando c'è il sole sono molto più attiva, più allegra. E ho preso le fragole perché pomeriggio voglio fare un ciambellone con le fragole, lo facciamo insieme dopo pranzo magari. Comunque vi volevo ringraziare tantissimo per tutti i complimenti che ci avete fatto per quanto riguarda l'orologio, vi è piaciuto veramente tanto a tutti, e qualcuno anche mi ha detto che vuole prenderlo. Comunque lo trovate appunto da Maison du Monde, c'è anche sul sito. Comunque vi ringrazio davvero tanto. Ho visto che vi sono anche piaciute le decorazioni di Pasqua. E grazie davvero e benvenuti anche a tutti i nuovi iscritti perché con l'ultimo video siete stati parecchi. Comunque stamattina quando abbiamo fatto colazione abbiamo finito, diciamo, le zeppole perché ho fatto le zeppole di San Giuseppe, però come avete visto erano vuote e perché le ho fatte solo che non mi è bastata la crema e quindi alcune le ho lasciate vuote. Però diciamo che non ho fatto altra crema perché so che a mio marito piacciono un sacco e piace un sacco la pasta bignè vuota e quindi ho pensato vabbè le lascio vuote e così. E io ho fatto 500 grammi di crema però sono venute molte più zeppole, però di solito le lascio vuote e via anche perché riempirle poi erano veramente tante. Comunque le ho fatte sabato e sono venute molto molto buone. Ho fatto quelle normali, come avete visto su Una favola in cucina è uscita anche la ricetta delle zeppole, quelle con la pasta sfoglia, diciamo più veloci. Però io ho voluto fare quelle normali perché ci piacciono un sacco, le faccio ogni anno. Comunque mi metto a cucinare perché si è fatta ora. Per pranzo voglio fare le mezze penne con il tonno. Adesso vi faccio vedere come preparo io la pasta col tonno e viene molto molto saporita perché vado ad aggiungere una cosa, adesso vi faccio vedere. Allora, eccomi qua ai fornelli. Allora, in una padella sono andata ad aggiungere l'olio, uno spicchio d'aglio tagliato a pezzettini piccoli, poi un pochettino di peperoncino perché come vi dico sempre io quando faccio la pasta con il pesce metto sempre un pizzico di peperoncino perché ci sta benissimo. E poi per farla più saporita, come vi dicevo, ho aggiunto l'acciuga tagliata a pezzettini piccoli e la faccio sciogliere per bene qui nell'olio. Poi vado ad aggiungere due scatolette di tonno per due persone. Allora, ho spostato la padella di qua nel gas più piccolino perché lì era troppo grande. Comunque, ho aggiunto adesso due scatolette di tonno, lo faccio abbrustolire leggermente qui nell'olio. E lo copro perché altrimenti schizza dappertutto e poi vado ad aggiungere la passata di pomodoro.
Allora, vi faccio vedere velocemente gli acquisti che abbiamo fatto, cioè che ho fatto da Pepco l'altro giorno. Siamo andati sabato perché siamo andati a fare colazione fuori e poi siamo passati. Comunque ho preso questo contenitore, cioè in realtà ne ho presi due, però in uno ho già sistemato il formaggio. Comunque sono veramente carini. Solo che di queste adesso non ricordo il prezzo, ma mi sembra 1 euro se non sbaglio. E sono così, con il tappo verde, possono andare in microonde, lavastoviglie, anche in congelatore. Sono carini e c'erano anche con il tappo rosa. E poi ho preso questa scopa perché non ce l'avevo qui. Diciamo che io la utilizzo veramente poco, però ecco, può sempre servire. Quindi ho preso questa. Questa l'ho pagata 6 euro. Però è molto molto carina. Anche il gancetto così si può appendere. Ecco qui il prezzo, 6 euro. Comunque adesso la sistemo. Allora, sto per preparare il ciambellone alle fragole. Le fragole le ho già lavate stamattina quando sono tornata dal supermercato. Me ne serviranno circa 15 e le taglio poi a pezzettini piccoli. Comunque, mi servirà la scorza di limone, questa è quella che avevo preparato io l'altra volta che avevo fatto essiccare dentro al forno, poi 250 g di farina 00 mischiata con 120 g di fecola di patate, poi 100 ml di latte, 100 g di olio di semi, poi 3 uova e una bustina di lievito per dolci. Allora, ho aggiunto le uova per prima cosa, come avete visto, poi lo zucchero e vado a mescolare il tutto con una frusta a mano. Poi aggiungo l'olio e il latte. Allora, ho aggiunto la scorza prima, adesso vado ad aggiungere la farina con la fecola. E mescolo bene fino a quando devo ottenere, diciamo, un composto liscio.
Allora, torta infornata la faccio cuocere in forno statico e a 180 gradi per circa 40 minuti, però ogni forno comunque è diverso, quindi controllate. E io vi consiglio, appena superate, diciamo, i 30 minuti, andate a dare un'occhiata perché a volte vanno, cioè 30 minuti vanno più che bene. Quindi dipende un po' tutto, dipende dalla teglia che si usa, sono tante cose, non solo il forno, anche la teglia fa la differenza. Comunque, niente, così almeno abbiamo la colazione per domani mattina. Adesso metto a posto tutta la cucina. No, vabbè, ho combinato un casino, a parte il robottino che sta andando, proprio dove sono io sempre. Comunque, mi sono dimenticata di aggiungere il lievito. Benissimo, quindi la torta verrà bassa. Mannaggia, cioè ho combinato veramente un casino. Adesso vediamo perché non ho mai fatto una torta senza lievito. Quindi non lo so. Ormai non posso fare più niente, quindi vedremo. Vedremo insieme il risultato. Aspettate, non ve ne andate perché secondo me verrà fuori un disastro. Allora, l'ho appena sfornata, diciamo che sembra essersi gonfiata, però dobbiamo vedere. Adesso aspetto che si raffreddi un po' e poi l'assaggio e vi faccio sapere. Allora, questo qui non è zucchero a velo, ma è lievito. Scherzo. Comunque, no, è zucchero a velo, eh. Comunque, l'ho appena assaggiata. Diciamo che è strana. Cioè, senza lievito, come vedete, non ha formato le bolle all'interno, ma è completamente compatta. Mi sembrava cruda, però no, è cotta. Solo che appunto senza lievito, ovviamente senza nessuna, senza lievito, senza bicarbonato, niente, e non si è gonfiata all'interno e quindi non è, diciamo, soffice. Però va bene, dai, per stavolta la mangeremo così. Infatti, anche lo zucchero a velo non è andato, diciamo, qui sui lati perché è molto molto liscia e strana. Comunque va bene, dai. Ovviamente se la rifarete, mi raccomando, il lievito. Comunque io adesso chiudo qua questo video, spero che vi sia piaciuto, stavolta un video molto molto semplice. Comunque vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo domenica con un nuovissimo video. Se vi va, vi aspetto come sempre giù nei commenti. Ciao!